Federico Accornero, ciao Federico, buon pomeriggio. Ha già detto Massimo che sei stato autore di quel bel lancio, no? Il lancio di 30 metri a cambiare per Merola, dopo cui poi è nato il gol. Partiamo da lì. Sì, no, quella giocata la proviamo spesso, io e Mero, soprattutto tra esterno e esterno, in allenamento ci viene spesso e ci proviamo quando possiamo. Che partita è stata, Federico? Ma una partita tosta, loro erano belli aggressivi, però la cosa importante è stata vincere e l'abbiamo fatto, quindi siamo tutti contenti per questo. Soprattutto perché il Pescara in Coppa stava vincendo, ma in campionato questi 3 punti mancavano da troppo tempo. Eh sì, 3 punti mancavano, però ci siamo rimboccati tutte le maniche e a volte anche un po' di sfiga nelle precedenti partite, ma quest'oggi è andata bene. Abbiamo messo un po' il bip su quella parola, ma non fa niente, te lo puoi permettere. Scherzo, Federico. La partita dal punto di vista tecnico. Nel primo tempo poche emozioni, diciamo che avete avuto un demerito, quella di non chiudere la gara nel secondo tempo, tante belle azioni in ripartenza, poi però avete avuto la bravura di crederci fino alla fine. Sì, ci crediamo sempre. Primo tempo sì, un po' bloccata la partita, poi si è riusciti a sbloccarla con Gigi e poi dobbiamo essere più bravi nel secondo tempo a chiudere i conti. Che cosa vi aveva detto Zeman in questa settimana? Come l'avevate preparata questa partita? Cosa voleva? No, voleva sempre il suo solito gioco e quest'oggi siamo riusciti un po' di più rispetto alle scorse partite. Dai, è andata bene, abbiamo preso questi 3 punti importantissimi.